Ciao ragazzi e benvenuti, sono LeFerri ed oggi scopriamo con molta molta curiosità Vesper, ovvero un nuovo indie platform sviluppato da un team completamente italiano, un gioco che è stato recensito molto molto bene dalla critica, specialmente quella italiana, ma che al momento è ancora sconosciuto a livello internazionale, tant'è che su Steam praticamente non se l'è cagato ancora nessuno, per cui provo in qualche modo ad aiutare questo team talentuoso facendovi conoscere appunto questo piccolo gioiello, come lo chiamano molti recensori. Detto questo, vi invito ovviamente a lasciare un like nel caso vi piaccia il gioco, lasciare un commento per farmi sapere cosa ne pensate e soprattutto se volete aiutare anche questo team italiano e anche il canale YouTube, condividete il video nei vari social e ovviamente iscrivetevi al canale YouTube per scoprire queste chicche, approfondimenti, gameplay, recensioni e a molto altro e ovviamente anche al canale Twitch. Benissimo, detto questo direi che possiamo tranquillamente iniziare. Come vi dicevo, Vesper è un indie platform che si basa sul contrasto tra l'oscurità e la luce. C'è la possibilità ovviamente di saltare, c'è la possibilità anche di attaccare, per cui non è solo un platform, credo sia più un platform action ed ha uno stile davvero davvero più unico che raro. Molti lo hanno un po' definito, diciamo, il limbo tra virgolette, no, italiano, per cui vediamo un po' se effettivamente ci troviamo di fronte a un prodotto così bello. Probabilmente sarà così, insomma. Proseguiamo. Ok, X. Bene. Il contrasto tra il rosso e il nero è bellissimo, devo dire. Andiamo avanti. Al momento non sento musica, ma sono sicuro che sarà una parte fondamentale del gioco anche quella. Qua crolla tutto. Oh, quello cos'è? Che strano, un sacco di camminare per il momento, eh. Oi. Ah. Credo ci sia una guerra in corso fra due fazioni, credo, perché mi sembravano completamente uguali. E noi andiamo avanti. Poi che belli quei colori. Si è aggiunto il viola. È tipo molto psichedelico da vedere. Ok. Questa è la nostra arma, mi sa. Come vi dicevo prima. Vediamo se riusciamo a direzionarla con... Eh sì, perfetto, perfetto. Però al momento ci devono ancora spiegare come attaccare, per cui non posso fare nulla, mi pare. Sì. Credo sia meglio non farli arrabbiare, sapete? R. È un gioco ovviamente molto criptico, ma questo me l'immaginavo, insomma. Ah. Ok, pensavo fosse una cutscene, in realtà lo sto spostando io, però è mezzo moribondo il nostro personaggio, per cui andiamo a premere il pulsantino e scappiamo, va. Ai. Lo premi il pulsante? Ok. Deck 13, che è un publisher internazionale, però Spotlight, che appunto si occupa di indie. E questo è lo sviluppatore italiano, Cordes Interactive.
Tommaso lo Iacono. Creative Director Matteo Martorati. Narcissa, sarà il nome d'arte ovviamente. Narcissa. Devo dire che la musica è veramente bella comunque, eh? Una bellissima introduzione, sicuramente. Però voglio testare il gameplay perché per il momento non abbiamo fatto nulla se non camminare un attimo. Fatemi vedere il gameplay vero, dai su. E così ha inizio. I semi del passato. Argish. LT più RT. Tipo il Big Bang. Capsula numero 7. È un po' stordito. Oh, eccolo qua. Finalmente un po' di dinamicità, eh. Cosa che mancava prima, insomma, durante il tutorial. Andiamo di qua, andiamo di là. Andiamo di qua. Proseguiamo. Mi raccomando, ragazzi, se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale YouTube e anche al canale Twitch per scoprire giochi come questo e non solo. Qua è bloccato comunque, eh? Non posso fare niente, mi pare. Premo X un po' di qua, un po' di là, ma... Ah, ma come? Era lì dietro? Ma... Un po' bastardo come cosa, eh? Allora, anche qui abbiamo captato un messaggio simile ai vostri. Lo scambio è simile ai precedenti e prevediamo l'arrivo di una capsula entro i prossimi 10 cicli. Dovrebbe essere la settima dall'inizio dell'ultima rivoluzione planetaria, giusto? Alcune sentinelle in zona ci stanno dando la caccia, ma non ci lasceremo sfuggire il contenuto questa volta. Abbiamo delle armi, quindi dovremmo riuscire ad ammazzarle tutte in caso ci trovino. Vi allego le nostre coordinate e il messaggio che abbiamo ricevuto. PS. Non usate la piattaforma per raggiungerci. È arrugginita e potrebbe rompersi da un momento all'altro. Quindi ci sono anche i collezionabili. Però qua... Non vedo altre cose da fare, per cui tornerei indietro io quasi quasi. Possibile che fosse un vicolo cieco solo per il collezionabile? Ma va bene dai. Proviamo ad andare a sinistra allora. Là ho provato a premere X per interagire con il computer ma non ha funzionato. Quindi qui c'è anche dell'esplorazione secondaria nel caso vogliamo fare un po' tutto, diciamo, il gioco. Quindi prendere collezionabili, eccetera, eccetera. Il che non è male, eh. Anche se lì è andato un po' a culo, un po' a fortuna, insomma.
A me viene più spontaneo, diciamo, in un platform andare da sinistra verso destra come progressione del gioco. Qui invece è il contrario, che è strana come cosa. Però visivamente è veramente bello, eh. Dove siamo finiti? Per il momento è tutto molto semplice, eh? Ci limitiamo a saltare e ad aggrapparci. E se mi butto di sotto, che succede? Era meglio non farlo. Pensavo ci fosse tipo un segreto io, invece no. A quanto pare. Meglio così. Niente, ma mi verrebbe da dire che sono dei fossili quelli lì, ma non so. Quindi una volta che apriamo davanti si blocca dietro, eh. Un vecchio mulino. La nostra destinazione immagino sia quella, ma noi vogliamo andare di qua. E qua mi sa che c'è un checkpoint. No, non so cosa sia. Attiviamolo. Un collezionabile, forse. Questo è per te, Iso. Se mai mi cattureranno e tu potrai leggere queste parole, scoprirai come ho vissuto i miei ultimi giorni e saprai che la colpa è solamente tua. Non mi illudo, conosco la futilità del mio gesto. È tutto inutile, mio caro fratello. Io sono solamente un figlio corrotto. E se non mi hai riconosciuto quando vivevamo insieme, non lo potrai fare nemmeno ora. Questa lettera rimarrà un grido d'aiuto inascoltato. Ma desidero che questo grido di aiuto diventi una maledizione. Ok. Va bene, qua niente. Un vicolo cieco con un altro collezionabile, direi. Allora, devo dire che per il momento visivamente mi piace un sacco, ok? Però il gameplay al momento non mi dice nulla, nel senso che non stiamo facendo nulla se non saltare un po' di qua e un po' di là e premere X per interagire, ecco. Per cui al momento mi lascia un po' l'amaro in bocca. Sono sicuro che se ne hanno parlato bene ci deve essere un motivo. Probabilmente è solo un inizio particolarmente lento per i miei gusti, ecco. Ok. Un teletrasporto, va bene. Per cui voglio dargli fiducia e in altre circostanze avrei già interrotto il gameplay, perché so che 12 minuti sono già tanti per la maggior parte delle persone per vedere com'è un gioco. Ma dato che qua al momento non abbiamo visto veramente nulla di ciò che è il gameplay reale, vorrei andare un po' più avanti, insomma, sperando che si veda qualcosa a riguardo, ecco. Tipo quella sorta di arma che avevamo preso prima, vorrei almeno provare ad averla una seconda volta. Ok, mi ha scansionato, va bene così. Ecco. Questa qui è una cutscene, sapete? Via libera. Più o meno. Ops, mi sa che ho sbagliato tempismo. Ah no, 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 è giusto, giusto. Va bene. Andiamo per qui sopra o per là sotto? Bella domanda. Vediamo. Andiamo qui sotto, dai. Male che vada, ci sparano dietro. Ah, ho provato a farmi scansionare l'occhio, ma non ha funzionato. Vedete? No, niente. Andiamo su allora. Un po' più su.
Aspettiamo. Cioè, perché non ve l'ho detto, ma ora che ci penso, Vesper è un platform stealth. Giù. E andiamo su. Dove pulsano i fiori per nasconderti. Ah, ok. Ah, devo proprio tenere premuto, ho capito. Perché in pratica... In pratica nasconde l'occhio, diciamo. Copre l'occhio. Per non farsi vedere. Dove pulsano i fiori. Va bene. Whoops. Dei flashback. O dei flash forward. Non sappiamo. Ecco, qua sarà interessante. Secondo me ci sparano. Immaginavo. Allora forse è meglio scappare. Bene. Ok. Lui ha aperto lì. Va bene. Ma adesso per andare avanti come faccio? Faccio così? Non so. Oh, ho come una cattiva impressione. Un brutto presentimento. Bene, 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 ha funzionato. Scappa, 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 scappa. E super salto! Ottimo. Ci ha visto di nuovo. Sto infame. È un'introduzione lenta. C'è poco da dire. Poi ci possiamo nascondere. Ci deve essere un motivo. Lì c'è un pulsante da premere. Per cui mi sa che è meglio andare lì prima. Vediamo. No, calati. Bene. Allora, in questi quasi 20 minuti... Che cazzo? Ah, ecco perché ci si poteva nascondere adesso. Ah, mi sa che devo riattivarlo. Che palle. Va bene, dai, ok. No, scusate, voglio passare questo punto qua, dopo di che possiamo anche concludere. Io speravo di vedere un po' più meccaniche. Ma in realtà così non è stato. Vabbè, sì, ok, la meccanica dello stealth ci sta, va bene. Però... È un mastino. Noi siamo nascosti adesso, eh. Vediamo dove va. Ci mettiamo così. Ok. Aspettiamo che torni, immagino. Dovrebbe venire fuori tipo la barra bianca. Eccolo qua che arriva. Ok. E andiamo avanti. Saltiamo.
E qua? Qua niente. Perfetto. Scusate. Nascondiamoci un attimo. Ci mettiamo qua. Sì. Io pensavo si accucciasse, in realtà spegne solo il faretto, diciamo. Qui era molto più chiaro. E qua, presumo sia un checkpoint. Basta ragazzi, io direi che qui possiamo concludere la scoperta di Vesper. Molto molto carino, però secondo me c'è ancora altro da vedere, eh. Iscrivetevi ai canali qui in parte, seguitemi nei vari social, compreso Twitch, e vedete nel frattempo se c'è qualche video che vi può interessare qui. Grazie e alla prossima.